Tele due ruti, una televisione monolocale, sto qui a mangiare. Quando vedo il mio amico Tonino Zangardi, regista, mi dice: ma tu i filmati per Tele due ruti li fai con l'iPhone? Li mostro che non li faccio con l'iPhone, ma con questo, ma Nokia. Non possiamo dire la marca, perché sennò si fa pubblicità, ma no? Possiamo anche dire, ce possiamo ne dirla. Allora, è un Nokia N96. Series. Credo che Fulvio Abbate prenda dei soldi dalla Nokia, ma d'altronde bisogna anche autofinanziarsi in qualche maniera. Ti voglio dire una cosa, sì. Tu che sei regista e hai iniziato con Lullodrom e poi sei andato avanti fino a oggi, io voglio sapere da te una cosa. Fare un film non è faticoso, ci vogliono le luci, ci vogliono l'attrezzista che scureggia e dice volgarità, e invece un telefonino, poter fare un film interamente con un telefonino, ecco, dice voglio vedere questa che passa. Ma sai, quando... rispondi a questa domanda. Allora, intanto quando io ho fatto all'Ullodrom, che era il 92, non esistevano i telefonini che riprendevano. E su questo ti do ragione, adesso con una telecamerina, un telefonino, una cosa, si può fare un film, sì. Lo ha fatto un autore di teatro, nonché attore, nonché regista, che è Pippo Del Bono. Ma al di là del caso di Del Bono, è vero, però non l'ho visto. Al di là di questo, io mi sono fatto raccontare per Tele due ruti quell'esperienza. Non è incredibile che si possa con un telefonino immaginare, sia pure con dei limiti. Lo faresti un film con un telefonino? Assolutamente sì, il problema è che non ho l'idea. A me però lo farei, sì, sì. Un film dedicato alla nuca di una ragazza. Il cinema una volta riusciva a parlare anche mostrando la nuca. Allora, sai, potrebbe essere bellissima l'idea di seguire una ragazza tutta di spalle, mentre entra nel negozio, quello che compra, quello che fa. Questo potrebbe essere un film interessante. A chi la ce la facciamo? Visto che adesso poi vanno anche forti i film dove praticamente non succede nulla, magari il nulla diventa arte. Toglimi una curiosità, a chi la faresti interpretare questo personaggio, questa nuca? Questa nuca? No, dovrebbe essere una ragazza qualsiasi, secondo me. Ma cerchiamo presto. Va bene. Grazie a Tonino Zangardi, Tele due ruti, una televisione monolocale da Piazza De Renzi, Trastevere, dove Fellini girò la scena del pugilato di Roma. Mi è piaciuto molto che sia andato sui luoghi del film di Pietrangeli. Bellissimo. Io la conoscevo bene. Secondo me io la conoscevo bene, è uno dei più grandi capolavori del cinema italiano. Anch'io mi chiedevo dove era il famoso palazzo della Sandrelli e sono andato anch'io come te sotto a individuare quel piano, ma non ho capito se era il quarto o il quinto, quello rimane un mistero. Io ho sempre supposto il sesto, ma non importa. Il sesto, sì, può essere anche il sesto. Tele due ruti, Tonino Zangardi. Ecco, chiudi, 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 chiudi. Chiudo. A proposito del film della Coppola, allora un film che ricorda il film della Coppola, io la conoscevo bene, che è Le giornate di questa ragazzetta che stanno di fare la felice. Tele due ruti. Quello.